Avvertenza. Questa è una puntata speciale dei Furti d'Arte, divisa in tre atti. Speciale perché racconta, attraverso non uno, ma molti casi, avvenuti in tempi e in luoghi distanti tra loro, di un unico grande furto. Il furto del diritto internazionale ad opera della guerra. Nel secondo atto è protagonista la Seconda Guerra Mondiale, che vede altre migrazioni di opere d'arte, forse negli stessi famigerati convogli che salivano a nord per il Brennero. Ma racconta anche di eroici salvataggi ad opera di insospettabili shingles dell'arte. Atto secondo, la Seconda Guerra Mondiale. Quando le opere d'arte trafugate vengono esportate all'estero, il danno al nostro patrimonio è quasi sempre irreparabile. Le opere d'arte trafugate seguono un iter molto preciso. Vengono contrabbandate all'estero in generale. Pare che questi signori trovino il modo facilissimo di uscire con gli oggetti d'arte. L'attività di Rodolfo Siviero si svolse con determinazione e coraggio dal 1945 al 1983, anno della sua morte, e permise il recupero di centinaia di opere d'arte di inestimabile valore. Alcune di esse furono esposte nella mostra L'opera ritrovata, allestita nel 1984 a Palazzo Vecchio a Firenze, per rendere omaggio al suo grande impegno. Di Hitler a Mussolini nel 1938. E il Führer, dopo il cordialissimo scambio di saluti al momento dell'arrivo, è avvenuto al Palazzo del Quirinale. Poco dopo, i due condottieri uscivano dal palazzo e prendevano posto in un'automobile scoperta. Durante il soggiorno del Führer, le grandi manifestazioni collettive sono dirette a mostrare all'ospite la magnifica realtà dell'Italia fascista. Il Führer si è recato al museo di Villa Borghese. Qui, altro ambiente. È la Roma papale in una delle sue dimore signorili. L'amore per l'arte, il culto dell'antichità, mai venuti meno al patriziato romano, si dimostrano in queste sale, dove un'intelligente munificenza raccolse opere mirabili dell'ingegno. Il Führer ha potuto ammirarvi alcuni fra i massimi capolavori dei secoli d'oro. La visita di Hitler al Museo Borghese ebbe tutta l'aria di una ricognizione compiuta per annotare i capolavori che un giorno egli avrebbe voluto trasferire in Germania. Fu il Discobolo di Mirone il primo capolavoro avviato in Germania in violazione delle leggi italiane. Il governo del Reich, per ordine del Führer e cancelliere del Reich, è disposto ad acquistare la statua lanciatore di disco. Nonostante il divieto assoluto del Consiglio Superiore delle Belle Arti, Ciano intervenne per far consegnare la statua ai gerarchi nazisti. Questo ministero esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta. Dopo il discobolo, centinaia di capolavori italiani partirono illegalmente per la Germania. Opere del Tintoretto, Masaccio, Leonardo, Tiziano e Veronese. Rodolfo Siviero, capo della delegazione italiana per la restituzione delle opere d'arte. Il problema del recupero delle opere d'arte si era posto già nello spirito della gioventù italiana, perché verso il 1941-42, anzi addirittura verso il 39-40, già si vedeva che nel romanticismo tedesco, nell'amore che c'era tra il nazismo e il fascismo, si stava sviluppando un desiderio anche di possesso di questa rappresentanza spirituale dell'amore italiano, e cioè delle opere d'arte. Così cominciarono acquisti incredibili, e questi acquisti avevano per inizio e per principio una certa relazione amichevole tra i vari gerarchi, tanto che coloro che se ne occupavano non erano persone trascurabili, ma alte personalità del nazismo che avevano insieme esperti di grande qualità che sapevano scegliere bene in quelle famiglie italiane dove gli antiquari stessi non potevano entrare. E così cominciò questo lavoro di rastrellamento, che non era altro che invece una forma di collezionismo e di rapporti, diciamo così, spirituali e culturali più stretti nei confronti dell'Italia e della Germania, dell'Italia fascista e dell'Italia nazista. Tornano alla fine dai loro campi di concentramento anche le statue e i dipinti. Non partirono in vagoni piombati. Il discobolo di Mirone è ancora legato come uno schiavo, lui nato scioltissimo atleta.
apparteneva al principe Lancellotti, che nel 1937 lo vendette a Hitler per 16 milioni. Il preziosissimo gentiluomo del Memling. Le nozze di Santa Cecilia del napoletano Cavallino. La Leda del Tintoretto. La grazia di quest'altra Leda di scuola leonardesca. Un canaletto folto e dorato. Un ritratto di dama inglese del cinquecentista Bacchiacca. Esisteva una differenza, proprio direi, di valutazione fra le opere d'arte trafugate, cioè rubate dopo l'8 settembre, e invece le opere d'arte che praticamente erano state quasi legalmente acquistate. Insomma, di legale non c'è stato nulla in questo periodo. Quindi dividiamo pure l'illegalità del primo periodo e le ruberie del secondo periodo. L'illegalità consiste nel fatto che loro acquistavano oggetti che non avrebbero potuto acquistare e che soltanto l'amicizia e i rapporti personali tra gerarchi nazisti e gerarchi fascisti hanno permesso che queste opere si trasferissero in Germania. Soprattutto non si sono trasferite legalmente, non è che queste opere hanno ottenuto dei permessi normali con il consenso del Consiglio Superiore delle Belle Arti, ma sono uscite clandestinamente con i treni speciali di Hitler e di Goering o con le valigie diplomatiche, quindi è già una forma di contrabbando molto precisa. Il contrabbando, come lei sa, prevede la restituzione dell'oggetto, la confisca e multe a chi fa questo. Naturalmente non era facile multare Hitler e Goering dopo la guerra, ma però è stato doveroso riportare queste cose in Italia. Quando ho incontrato Siviero la prima volta, essendo a quei tempi una specie di topo d'archivio, con un po' di fortuna trovavo delle notizie e quindi gliele passavo. Vorrebbe fare questo per me? Dico, ma volentieri. Si trattava di cercare nei ruolini di marcia, come si chiamano, dei camion che partivano da Firenze per andare altrove. E si scoprì che l'altrove era Bolzano, dove le opere d'arte venivano smistate per andare nelle residenze dei grandi gerarchi nazisti. Il mio lavoro finiva lì. Mi fa un po' ridere adesso, ma 30 anni dopo. Mi ha fatto sentire una specie di 007 che doveva fare delle cose, perché era bene farle. Non è che fosse molto aiutato dalle autorità dell'epoca, nel senso che i soldi non ne aveva. Ho capito da quello che mi ha detto che lui prima tentava un approccio con l'attuale proprietario dell'opera d'arte, trafugata. Però sapevo anche che era senza portafoglio, cioè non aveva denaro e quindi poteva contrattare molto poco. E quindi era costretto a entrare e riprendere la cosa. Rodolfo Siviero era un personaggio straordinario, anche se un po' ambiguo, in quanto era anche collezionista d'arte, oltre ad essere uno 007 delle opere d'arte trafugate dai nazisti dopo l'8 settembre 1943. Fu straordinario perché si mise alla caccia di queste opere con una tenacia incredibile e tant'è vero che riuscì a recuperare molte di queste opere e a riportarle in Italia. Ovviamente non riuscì a portarle tutte perché buona parte di queste vennero poi requisite e portate via dai sovietici probabilmente dopo che occuparono Berlino. Quando dicevo che era un personaggio straordinario, talmente straordinario che il Ministero degli Esteri gli diede il titolo di ministro plenipotenziario per poter negoziare con i paesi stranieri e con i musei il recupero delle opere d'arte. La giornata dell'8 settembre segnò anche il mutamento della condotta nazista nel settore delle opere d'arte. Alla finzione giuridica dell'acquisto si sostituiva la spoliazione sistematica dei musei, delle chiese, degli archivi. Dopo l'8 settembre fu preparato da parte dell'esercito tedesco quello che loro già studiavano da un pezzo, cioè il Kunstschutz, con una prima organizzazione che fu fatta a Roma, alle dipendenze del maggiore Evers, ufficiale dei servizi speciali tedeschi e contemporaneamente professore d'università. Questo servizio, come precedente, aveva avuto già dei rapporti da degli agenti del servizio segreto tedesco
professori d'università inviati in Italia che avevano fatto dei rapporti precisi su dove si trovavano i depositi delle opere d'arte e delle soprintendenze italiane, depositi di guerra naturalmente. Il Kunstschutz venne anche organizzato subito a Roma con una certa urgenza, perché dopo vedremo un'organizzazione più grossa e più completa, perché le truppe tedesche a quel momento non avevano altro che degli ordini precisi delle SS, ed erano questi, che quello che non potevano portare via, gli dovevano dar fuoco. Distrutto per sempre l'archivio storico di Napoli, perdita incolmabile per la cultura mondiale, i nazisti appiccarono il fuoco perfino alle navi di Nemi. È tutto qui quello che resta delle navi di Nemi? Beh, è quello che hanno lasciato i tedeschi, andando via l'hanno bruciate. Ma l'incendio, secondo lei, è avvenuto per causa bellica? Il fuoco certamente fu appiccato di proposito, perché 20 giorni prima dell'incendio qui vennero degli ufficiali tedeschi, i quali, vero, dopo aver fatto una discussione, dissero che con un fabbrante vaquiet, che significava bruciando andando via, è vero, che l'avrebbero bruciato praticamente. Ma secondo lei perché i tedeschi appiccarono il fuoco alle navi di Nemi? Beh, i tedeschi hanno dato fuoco alle navi solo per vandalismo, secondo me, perché non c'era altra ragione che quella del vandalismo. Loro hanno distrutto una cosa che interessava la cultura internazionale praticamente, tutto lì. E ora vede quello che è rimasto di tutto quello che hanno combinato, qui è un masso di ferraglia. Come mai non fu fatto niente per impedire che i tedeschi bruciassero le navi? Beh, che cosa si poteva fare? Qui non c'era vero un corpo di volontari, di cose, di partigiani che potesse impedirlo. Dal primo servizio, iniziato dal maggiore Evers a Roma, si passò a una vera e propria organizzazione del servizio delle arti tedesco in Italia. L'organizzazione dipendeva dal colonnello delle SS Langsdorff. Questo servizio, che si chiamava Kunstschutz, era composto di ufficiali delle SS e di professori universitari o studiosi qualificati per il riconoscimento delle opere d'arte. Questo servizio dipendeva direttamente da Himmler e da Hitler, e in Italia aveva come trait d'union presso il comando supremo tedesco il generale Wolfe delle SS, che era il plenipotenziario in Italia. Questo servizio naturalmente rappresentò una grave preoccupazione per noi. Prego, prego, prego. Pronto? Agli inizi della guerra apparve sulla scena fiorentina un giovane studioso, allora poco più che ventenne, già impegnato nella lotta partigiana, Rodolfo Siviero, che qui intervistiamo nel suo ufficio a Palazzo Venezia. Siviero prese l'iniziativa di un'azione segreta contro i nazisti, allo scopo di salvare i capolavori dell'arte italiana che egli sapeva bene quanto fossero ambiti da Hitler, Himmler, Göring e Goebbels. Fu la sua una lunga e dura lotta che lo portò a capo della delegazione italiana del Ministero degli Esteri per il recupero delle opere d'arte. Eravamo rimasti al problema di porre qualche cosa contro questa organizzazione tedesca. Naturalmente la parata che presentavano era tutt'altro che semplice e tutt'altro che facile. Allora io scelsi in un gruppo dei miei amici e dei miei collaboratori nel servizio che avevo organizzato degli ufficiali e dei cittadini privati che fossero adatti allo scopo, e creai così un'organizzazione contro di loro. Questa organizzazione aveva due aspetti. Era diretta per un lato dal colonnello Odello di Stato Maggiore e per un altro lato dal colonnello dei Carabinieri Galloni. Questi due ufficiali facevano la parte informativa e la parte difensiva di queste opere che venivano portate via. E chi erano Siviero, oltre ad Odello e Galloni, gli altri partecipanti al servizio per il salvataggio delle opere d'arte? Questa è una cosa molto interessante, perché non erano delle persone particolarmente qualificate né nella storia dell'arte e né in un rango sociale, ma io li avevo scelti in tutti i mestieri più strani e più diversi, dai professori d'università agli operai, da gente che aveva tendenze politiche completamente opposte l'uno all'altro, ma che solamente avevano un pensiero, quello di fare la guerra ai tedeschi e liberare l'Italia dall'occupazione nazista. La casa di Rodolfo Siviero si trova a Firenze. L'edificio che fu la sua abitazione privata, infatti, custodisce ed espone parte della collezione di opere d'arte che Siviero raccolse con passione durante tutta la sua vita. È proprio in questa casa, inoltre, che il ministro incontrava importanti personalità al fine di ottenere informazioni utili al ritrovamento dei capolavori trafugati. Donata alla regione toscana dopo la sua morte, la casa oggi è un museo gestito dall'Associazione Amici dei Musei Fiorentini.
In queste strade solitarie, dietro gli angoli, nei portoni chiusi, i partigiani difendevano i valori della libertà e quello più immediato della vita di tanti innocenti che venivano ingiustamente oppressi. Il gruppo di partigiani che formò il servizio addetto alla difesa delle opere d'arte rappresentava tutti i mestieri e tutte le professioni. Bruno Sardelli era una guida di musei. Il sergente Rino Cioni era un operaio tipografico. Bruno Becchi un pittore. Padre Giovannetti un francescano minore. Cesare Toccafondi un barista. E Luigi Sacconi era professore di università. Inside which we got one of the most beautiful palaces of Florence. Scusi Sardelli, una cosa. Qual è stato il motivo per cui durante la guerra lei ha deciso di rischiare anche la vita, direi, in certi casi, pur di salvare il patrimonio artistico di Firenze? Beh, lei capisce, a parte l'interesse generale che tutti abbiamo per la cultura, per l'arte, per Firenze è poi un motivo di vita. Would you have come to Florence today? Sarebbe venuto a Firenze se le opere d'arte non fossero più qui? Certamente no. Chi erano i partecipanti a questo gruppo partigiano? Ma i contatti erano ristretti a un numero piccolo di persone. Io conoscevo Rino Cioni, che è morto in una sparatoria giusto nella piazza e abbiamo passato. Il sergente Rino Cioni fu uno dei più valorosi partigiani. A lui si devono operazioni rischiosissime di inseguimenti e di controlli delle operazioni del Kunstschutz. E il tenente Becchi, che morì anche lui in un'azione contro i tedeschi. Bruno Becchi diresse una parte organizzativa del servizio di Siviero. Si occupava della raccolta dei documenti e degli spostamenti del Kunstschutz. A Bruno Becchi fu ispirato il personaggio protagonista dell'episodio di Firenze di Paisà di Roberto Rossellini. Aurelio Becchi racconta come morì suo figlio. E allora lui sentì sparare questo colpo di fucile, entrò in questa strada, si fece aprire un quartiere di una signora e così andate sul tetto e andava sul tetto e l'ebbe questa fucilata nella testa. Va bene! Attenti ragazzi che laggiù si muovono, eh! A noi ci venne a chiamare la mattina e disse, passò una persona, non so, una donna, e ci disse che sarebbe stato all'ospedale perché Bruno le era ferito. E noi si rimase un po' io. Si scappò tutti là e si vede che quel ragazzo conosceva più, era diciamo in coma. E dopo due giorni fu funerale, si portò via dall'ospedale, si fece tutto il percorso del centro e poi si passò alla Santa Croce. La Santa Croce si fende così qualche poino di giorni e poi fu seppellito al cimitero dei Semplici. Quanti anni aveva quando è morto? 30 anni precisi, me lo ricordo bene, e me lo ricordo in un modo straordinario, la dice bene, una perdita di un figliolo di 30 anni, è una cosa grossa forse, si dava ad intendere poi la roba, si intendeva un po' di tutto, ecco, diciamo, oltre la professione, ed era un ragazzo che poteva stare in conversazione e dare soddisfazione a chiunque persona che ci poteva parlare. Lei va a trovarlo spesso al cimitero? Sì, ci va spesso. Sì. E ogni volta che ci riva il dolore è sempre... Capisce, per quanto sia di molto tempo, ma... Sempre la prima cosa. A San Giovanni Valdarno. Buongiorno, buongiorno padre, abbiamo saputo delle vicissitudini del vostro quadro del Beato Angelico che è qui nel convento di Monte Carlo raffigurante l'Annunciazione. Vorremmo sapere qualche cosa dalla viva voce vostra che eravate presente durante quei fatti. Qualche cosa io credo di poter dire nel senso che ho in qualche modo seguito gli inizi
di queste peripezie, nel senso che avevo sentito qualche voce che ci fossero dei compratori che facevano delle pressioni a Roma presso il Ministero dell'Educazione Nazionale, per cui io, passando di qui, coi padri parlai della cosa e ci accordammo di far fare anche degli atti di protesta dalle autorità cittadine, dalla popolazione, perché da Roma non fosse ricevuta, insomma, nessuna pressione di questo genere, eventualmente fosse venuta. Erano tutte precauzioni quelle, insomma. Perfettamente. Lei era presente poi durante la guerra, cioè diciamo dopo il 43, quando i tedeschi tentarono di asportare il quadro? No, da allora in poi io non ho avuto più modo di seguire le sorti del nostro quadro, però c'erano qui in quel tempo dei frati che sono ancora presenti nel convento di Monte Carlo. E potremmo vedere uno di questi padri che ancora ci sono? Infatti uno c'è sempre, cioè padre Alfonso. È uno dei grandi capolavori del Beato Angelico, che Göring con ogni mezzo cercava di appropriarsi. Come avvenne che Göring, no, volesse prendere il quadro e portarselo in Germania? Dunque lui dice che sia stato un amante delle opere di arte. Sì. E dice anche che conosceva... Già. Prego, sì, come dice padre? Era un pretesto per razziare l'amore dell'arte. Si dice che Göring conoscesse il quadro e volesse prenderlo e con altri quadri presi nella zona, sì, nella regione, farne una pinacoteca in onore di Hitler a Vittorio Ottaviano. Ma che cosa stava facendo lei, padre, quando arrivarono i tedeschi? Io stavo dicendo la Santa Messa. E allora? Venne una commissione formata da 3 militari, uno dei quali si diceva che fosse un architetto, insomma, uno delle belle arti tedesche, non so. E con chi parlarono? Parlarono con me. E che cosa le chiesero? Mi domandarono appunto dove fosse il quadro, non avendolo veduto in chiesa. E io risposi che era stato portato via per ordine del Vaticano. Loro in un primo tempo mi trattarono da bugiardo. E allora io aggiunsi, non ci credete? Vado a prendere il documento che ci è stato rilasciato. Infatti, come in realtà, Poggi, il dipinto per opera del servizio di Siviero, che aveva informato il sovrintendente Poggi di Firenze, era stato trasportato sollecitamente in un deposito segreto. Quando questi tedeschi lessero il documento, si guardarono in faccia, parlarono tra di sé in tedesco e poi mi salutarono e se ne andarono. Una sera il tenente colonnello Schlegel si presentò davanti all'abbazia di Montecassino con alcuni camion e disse all'abate di Amare che era incaricato di mettere al sicuro tutte le opere d'arte dell'abbazia e quelle del Museo Nazionale di Napoli che erano state depositate lì. L'ordine venne eseguito. Passò del tempo e delle opere d'arte non si seppe più niente. I monaci di Montecassino si rivolsero al sostituto segretario di Stato, che era allora Monsignor Montini, il quale protestò energicamente con l'ambasciatore tedesco in Vaticano. I nazisti, temendo uno scandalo, fecero tornare dal nord a Roma alcune casse. Tuttavia avevano già sottratto e avviato in Germania le opere di maggior valore. Esse furono regalate a Göring per il suo compleanno e comprendevano fra l'altro tutte le collezioni degli antichi ori di Pompei, più di 1000 gioielli, la Dana ed il Tiziano, i Ciechi di Bruegel, la Madonna di Raffaello, l'Hermes di Lisippo, l'Apollo di Pompei e molte altre. Le rapine di Hitler e di Göring erano ormai note in tutto il mondo. Presso gli italiani i nazisti cercarono di scagionarsi svolgendo una intensa propaganda anche col cinema. Per smentire un'ennesima menzogna della propaganda nemica che voleva far credere che i cavalli di San Marco, la magnifica statua del Colleoni, fossero stati trasportati in Germania, la sovrintendenza alle belle arti di Venezia ha invitato un gruppo di giornalisti italiani e stranieri a visitare nel Palazzo Ducale il luogo dove queste opere di inestimabile... Con l'avvicinarsi del fronte, le gallerie fiorentine furono totalmente vuotate dei loro capolavori. Questi, trasportati nei depositi di campagna, vennero messi nelle mani dei fattori e degli agenti agrari.
Uno dei fatti più gravi furono i trafugamenti dei depositi delle gallerie fiorentine ordinato dalle SS in una riunione che ci fu a Firenze tra gli agenti del Sicherheitsdienst ed elementi del Kunstschutz. All'insaputa delle autorità italiane, i depositi furono sgombrati sotto il più infernale fuoco d'artiglieria, esponendo i capolavori ad ogni rischio di distruzione, e tutto ciò con il pretesto di salvarli. Questo edificio, con tutto il suo contenuto, è considerato monumento artistico ed è sotto la protezione dell'esercito tedesco. Ma la prova dei fatti dimostrò il contrario. Bruno Pacini, fattore di Montagnana, ci racconta. Beh, i tedeschi erano già nel fabbricato di fattoria e sapevano che c'era una galleria sotterranea che portava alla villa dove erano costruiti i padri. Questa dunque è la fattoria nella quale risiedevano le truppe tedesche e dalla quale parte il sottopassaggio che la unisce alla villa. Segue questa linea, sboccando verso il centro della villa. Ma mi spiega una cosa, Pacini, i tedeschi perché non entrarono dalla porta ma usarono un sottopassaggio? Usarono il sottopassaggio perché la porta esterna è assai robusta e mi rifiutai di dargli le chiavi per aprire e loro passarono di lì sforzando la porta. Dall'interno? Dall'interno. E questo suo rifiuto non fu troppo pericoloso, no? Fu pericoloso, infatti io tagliai subito la corda perché il suo interprete mi aveva consigliato di scappare, di darmi le gambe. E lei si allontanò o rimase nelle vicinanze? Mi allontanai, mentre mi allontanai mi spararono. E dopo rimasi nelle vicinanze per seguire i movimenti che facevano loro, vedere che fine avrebbero fatto quei poveri quadri. Le opere d'arte da Montagnana furono asportate con vari convogli dalla 362esima divisione. Qualche ricordo fotografico rimase al servizio italiano di questi trasporti nazisti. A volte erano i nazisti che facevano le fotografie, a volte erano gli agenti italiani che fissavano un ricordo per il futuro. E qui si vedono i giovani della Wehrmacht che forse credevano di salvare questi capolavori dalle rapine degli americani. Questo gli raccontava la loro propaganda. Da Montagnana, le truppe tedesche che asportarono le opere d'arte del deposito della Galleria degli Uffizi proseguirono fino a Marano sul Panaro. Da Marano sul Panaro i carri tedeschi arrivarono a Figarolo sul Po. Noi avevamo avvertito attraverso l'ufficiale di collocamento inglese di tutti questi spostamenti il comando alleato perché i carri non fossero bombardati. Il capitano Reginald Stenoperreiter del comando del Mediterraneo, che per tutta la guerra al di qua e al di là della linea del fronte fu l'ufficiale di collegamento tra Siviero e gli alleati. A Figarolo la situazione fu veramente disperata perché riuscirono a passare solo 3 carri e poi il ponte venne bombardato e distrutto dagli alleati. La ragione era che migliaia di autocarri tedeschi affluivano in questa zona e ormai era quasi impossibile distinguere quali fossero quelli carichi di opere d'arte e quali fossero quelli di truppe o di altre cose che venivano trasportate. Il giorno dopo, nella notte, il ponte fu accomodato e Langsdorff, il colonnello dell'SS, capo del Kunstschutz, riuscì a passare con gli altri autocarri e arrivarono a Verona. A Verona il generale Wolpe dette l'ordine di proseguire verso il nord. Noi avvertimmo ancora una volta gli alleati del trasporto che si stava facendo. Quando giunse tutto il convoglio a Salorno, gli Spitfire di una grossa pattuglia si abbassarono sui carri, gli contarono avanti e indietro e non spararono colpo. La cosa fece anche un certo effetto ai tedeschi, mi ricordo, i quali rimasero piuttosto meravigliati e capirono che ormai erano braccati da tutte le parti. Così giunse a Bolzano il convoglio. A Bolzano il Gauleiter Hofer, perché il sud del Tirolo era già un Gau della Germania, dette l'ordine di proseguire, ma questo proseguimento era impossibile verso la Germania perché ormai i carri non ne avevano più, quelli che ci avevano erano quasi tutti sfasciati e guasti e così decisero di mettere le opere d'arte nella fortezza di Francesco de Lusette. Però lì dentro non poterono entrare perché il portone non si prestava, l'arco antico, e così le opere d'arte furono collocate a San Leonardo di Passiria e a Campo Torres, da una parte i quadri e da una parte le sculture.
siccome la situazione era piuttosto pericolosa, ormai la guerra era alla fine e gli ordini del Kunstschutz erano piuttosto relativi rispetto a quello che poteva essere la volontà di Himmler e di Hitler, e la nostra paura era che questi tornassero al principio di distruggere queste opere d'arte prima di lasciarcele in mano, come avevano fatto per l'archivio storico di Napoli e per le navi di Nemi. Allora, a questo punto, noi pensammo di prendere tutte le precauzioni necessarie e si decise di far fare un lancio di una divisione di paracadutisti nella zona qualora fosse venuto fuori un ordine da parte tedesca di distruggere queste opere d'arte. Noi eravamo in condizione di poter controllare se questo ordine avveniva. Invece, arrivò quello di Hitler, che diceva di incorporare tutte queste opere d'arte nei musei tedeschi, e fece anche, nominò anche una commissione di illustri scienziati. Naturalmente la commissione non entrò in funzione, perché per fortuna la guerra finì in modo diverso da quello che loro desideravano. Di che entità furono, Siviero, i trafugamenti tedeschi delle opere d'arte italiane durante il periodo bellico? Beh, è stata certamente una esportazione nel suo complesso di grande quantità, perché sono stati portati via i capolavori dei musei di Napoli, sono stati portati via quasi tutti i capolavori della Galleria degli Uffizi, dei musei fiorentini, delle chiese della Toscana, poi da Venezia mancava altra roba e tutto questo è stato rastrellato dal Kunstschutz e portato o in Alto Adige o in Germania. E fra le opere recuperate, alcune fra le più importanti sono I ciechi del Bruegel, La danzatrice di Ercolano, La Danae del Tiziano, Le cerve di Ercolano, L'Antea del Parmigianino, L'Hermes di Lisippo. Tentando, Siviero, di fare delle cifre, anche se le cifre di fronte a tali capolavori sono superflue. Ma le cifre, si tratta di alcune migliaia di oggetti e di questi una buona parte, anzi gran parte, li abbiamo recuperati con la collaborazione e l'aiuto del governo degli Stati Uniti e di tutti gli alleati, e poi della Repubblica Federale Tedesca, che certamente non poteva condividere le responsabilità del nazismo. Varsavia, la capitale polacca, città distrutta per ben 3 volte durante l'ultima guerra mondiale, è risorta con enorme difficoltà da un ammasso di macerie, di ruderi e di detriti, è insieme con Berlino una delle due sedi, dei due luoghi dove maggiormente la trafugazione delle opere d'arte italiane ha colpito all'estero. L'opera dell'ambasciatore Siviero è stata appunto quella di inserirle nella sua ricerca documentata delle trafugazioni. Su questo si innesta un'attività di descrizione, di recupero della storia del palazzo che ospita l'ambasciata d'Italia a Varsavia, il palazzo Schlenker, un bellissimo edificio nel cuore storico della città, acquistato dall'Italia subito dopo la prima guerra mondiale. Giunsero con una certa gradualità degli arredi importanti, soprattutto dalle gallerie fiorentine e da quelle napoletane, e alla fine della guerra ci ritrovammo con un palazzo largamente colpito, ma ancora in piedi, e il compito che mi imposi fu quello di ricostruire la storia e gli arredi. A questo punto nasce l'interessante vicenda di uno dei più bei dipinti che erano stati assegnati all'ambasciata, il quadro La parabola del seminatore di Leandro Bassano, maestro del 600 veneto, di cui il ministro Siviero aveva in qualche modo rintracciato il ritrovamento presso un museo americano, e precisamente quello di Springfield nel Massachusetts. Ma nonostante i suoi tentativi non si era riusciti ad arrivare alla prova effettiva che quel quadro ritrovato in America fosse lo stesso appartenente alle collezioni dell'ambasciata d'Italia a Varsavia. Capitò a me di trovare in una libreria antiquaria di Varsavia una collezione di un'antica rivista
degli anni 30 chiamata AS, che portava un servizio documentato, fotografico, sull'ambasciata d'Italia di allora. Siamo alla fine del 1938. Documentazione preziosa con alcune fotografie che permettevano di ricostruire gli interni dell'ambasciata. Ebbene, proprio attraverso una di queste fotografie, seppure molto piccola e molto mal riprodotta, figurava il quadro in questione. Riuscimmo, attraverso il nostro laboratorio fotografico, ad ingrandire quell'immagine e avemmo così la prova certa della presenza della parabola del seminatore all'interno di una delle sale dell'ambasciata d'Italia a Varsavia. Successivamente riuscimmo ad ottenere la misura esatta del quadro che corrispondeva perfettamente a quello esposto nel Museo di Springfield. Il Museo di Springfield aveva acquistato il dipinto in questione alla fine degli anni 50 in una nota galleria di New York, quindi era più che lecito il possesso del dipinto, perché acquistato in buona fede dalla direzione del museo, che non sapeva all'epoca che il dipinto era oggetto di ricerca. In effetti il direttore del museo ci disse che era disponibile all'ipotesi di restituire il dipinto, ma che in cambio avrebbe voluto in prestito un'opera di analoga importanza per un periodo da concordare, ma possibilmente lungo. La proposta a lungo termine piacque alle autorità centrali del nostro ministero. Ci fu restituita la parabola del seminatore, rimase per un anno questo dipinto che era stato lasciato in prestito e alla fine dell'anno anche il secondo dipinto tornò in Italia.